Eccoci qua, Lorenzo. Grande Dado. Allora, 10 del mattino, i tempi rock and roll sono finiti. Questo è un altro tipo di rock and roll, eh? Questo è rock and roll per pochi. Almeno, però quel rock and roll là tu, il rock and roll fine 80, primi 90, quello vero, tu te lo sei sparato. Alla grande, vorrei anche tu. Insomma, vorrei partire da qua. Renato Zero, sei in tour con Renato Zero, sta finendo il tour. Sì. Il tuo primo tour, mi sono andato a vedere, ma lo sapevo già, perché io ti conosco da tanti anni e ti seguo da tanti anni. Fine anni 80 l'hai fatto proprio con Renato Zero. Esatto. Adesso sei con Lele Melotti. Allora chi aveva la batteria? Il grande Flaviano Cuffaro. Flaviano, che ho intervistato. Grandissimo. Partiamo da questi due batteristi, perché io sono curioso di capire un po', non solo la tua storia, che è lunghissima, c'è un curriculum che quando me lo sono andato a vedere ci ho messo un quarto d'ora solo a sfogliare le pagine. Sul sito di Backline mi pare che ci sia questa cosa qua. Partiamo da Lele Melotti. Com'è suonare con lui? Qual è la cosa che ti piace di più nel suonare con un batterista del genere? Che insomma, sappiamo tutti che cosa rappresenta per la batteria. È difficile convertirlo in parole, perché tutto quello che riguarda musica, metterlo in parole già gli cambia un po' i connotati, no? Si va a feeling solo. Descrivere Lele è davvero difficile, è un batterista immenso e che finché non ci suoni insieme, sì, si sente che è uno pazzesco, ma quando hai la fortuna e l'occasione di poterci suonare insieme, ti rendi conto della vera grandezza, che non risiede nelle cose più prevedibili, che può essere sì, il tocco, il suono, il tempo. È veramente la grandezza nel sapere anche tenere la musica sempre sul binario caratterialmente giusto, ecco, qualsiasi esso sia. Le scelte che fa, questa è la grande differenza che c'è tra un musicista e un altro, in questo caso i batteristi, sono le scelte che fai anche estemporaneamente, quando ti trovi mentre il pezzo va. Lì si vede la maestria proprio. Certo, certo. Senti, invece quando hai lavorato con Flaviano, tu eri un ragazzotto proprio, immagino. Eh sì. E com'è stato? Perché Flaviano in quegli anni là era già uno che aveva fatto un sacco di roba. Che anni erano? Fine anni 80? Sì, 87. Cioè tu sei andato là e cosa avrai avuto? 18 anni? Non lo so. Ne avevo 19, sì. 19, ero molto emozionato, molto, mi sentivo molto sorpreso. Come sei entrato in quella situazione con Renato Zero in quegli anni? Come ci sei finito? Ci sono finito perché per una serie di coincidenze. Uno, che ero allievo di D'Autorio, che era il suo bassista in quegli anni lì, e poi grazie anche, oltre a Dino, anche a Michele Santoro, che era l'arrangiatore di Renato Zero, col quale avevo registrato un brano per una serie, adesso non vi voglio tediare, per una serie di circostanze avevo registrato due brani in un 45 giri nell'allora studio che avevo a Rivalta insieme a mio fratello. Lo conobbi lì e da lì, quando c'è stata l'occasione di sostituire Dino nelle date in cui mancava, venni chiamato. Grande. Sì, grande, è stato grande, un flash grande, pazzesco. Grande. E poi subito dopo sei andato a suonare, hai fatto il periodo con Vasco Rossi, che mi ha raccontato Daniele Tedeschi, anche lui, perché tu sei stato citato da molti batteristi. Io poi ti conosco da tanti anni perché siamo della stessa zona, mi è capitato di suonare con te da ragazzino. Mi ricordo una volta che studi, c'era, un localino a Piacenza che si chiamava Useb, mitico, gestito dal trio, fantastica, e si andava giù a fare le jam session dove i cantanti quasi non c'erano, si suonava proprio la musica strumentale, sì, blu, i classici, no? Sì, a ruota libera. Mi ricordo una sera, io avevo avuto 16 anni, avevo suonato un pezzo con te, poi sono tornato a casa e ho detto a mia mamma, ho suonato con te. Ma giura, questa mi mancava. Sì, è vero, è vero, perché tu hai sempre dispensato molti consigli ai ragazzi giovani, e so che anche i batteristi come Daniele hanno avuto, mi ha raccontato che tu gli insegnavi il solfeggio mentre eravate in aereo, oppure anche Giovanni Giorgi, poi te lo cito, no? E hai fatto quel periodo con Vasco di fronte del palco, che deve essere stata una roba pazzesca, immagino. Sì, soprattutto per quell'età. Sì. Avevo 23-24 anni. Sì, sì, sì. La vivi anche con... cioè, è ancora pazzesco adesso, chiaramente, per se ricapitasse. Per quello dicevo che erano anni rock and roll. Se ti chiamavo nel 91 a fare l'intervista alle 10, secondo me non mi rispondevi. Magari sì, perché non ero ancora andato a letto. Ho capito. Senti, con Daniele invece com'è stata? Raccontami un po' com'è stato suonare con lui. Così ti chiedo un po' di batteristi con cui hai collaborato. Beh, Daniele gli aveva questo epiteto di roccia, che non so se gli aveva dato Vasco, non mi ricordo, detto roccia. Era proprio vero, perché era veramente molto sicuro.
e anche non tanto sullo strumento quanto nel tenere la scaletta in mano durante la serata, tutto l'incedere del concerto, aveva sempre sotto controllo tutto, una buona capacità di controllo anche emotivo e sia personale ma proprio della band, sì, ecco, che non deve essere la stato teneva facile, proprio, non è facile considerato nei posti dove poi sono non andate. È facile quando hai così tanta gente, cambiano anche un po' i tuoi equilibri, sì. Devi tirar fuori veramente i denti. E che poi penso anche che allora magari io suonavate, non avevate le sequenze o forse solo in qualche momento. C'era un brano in cui c'era una parte registrata sul DAT, perché c'erano dei tom tu. Sì. Solo quel brano lì. Intanto ti chiedo questo, cioè tu avevi 19 anni quando hai cominciato, no? E sei finito subito con un grande artista. Se avessi 19 anni oggi, secondo te, è ancora possibile fare un percorso come quello che hai fatto tu, con anni e anni di collaborazione una dopo l'altra, tournée, grandi artisti? Cioè a 19 anni oggi qualcuno ti darebbe la... così, ti farebbe entrare in una situazione altamente professionale? Credo di sì. Ok. Sì, sì. Ho allievi, adesso apro una piccola parentesi menzionando i conservatori, certo, nei quali insegno, perché ho imparato a conoscere anche un pochino delle dinamiche nuove che non conoscevo, e stando con ragazzi giovani tanto mi sono avvicinato un po' di più ai meccanismi contemporanei anche di mercato, sì, perché vedo come ragionano loro, come parlano, cosa ascoltano, il linguaggio di tutti i giorni, mi è servito molto. E comunque ti dicevo, ho degli allievi che sono in posti dove lavoro anch'io, alla RAI, ho due allievi, uno che ha fatto la RAI Canale 5, che è Nicole Brandini di Parma. Sì. Ah sì, ci ho suonato, bravissima. Ecco, è molto brava. È molto brava. Un gran temperamento. Sì. A lei è stata data la possibilità di fare un'audizione e l'ha passata. E la stessa cosa è successo con un altro mio allievo del Conservatorio di Milano, che è Giuseppe Viscomi, che ha fatto l'audizione per una trasmissione con Antonella Clerici e l'ha passata. Certo. In generale, per un musicista, secondo te quali sono le qualità su cui bisogna, le skill che bisogna veramente avere per riuscire a entrare a fare questi lavori? Perché tanti dicono, ah, è tutto in mano a pochi, però in realtà tu mi stai confermando che non è proprio così. Cioè, le nuove generazioni stanno lavorando, ma allora cosa bisogna avere per, a parte l'opportunità, certo, di riuscire la prima bisogna volta, essere fortunati. Avere io sono stato fortunato, se non ci fossero state quelle, scusa ti ho interrotto, quelle concomitanze non avrei mai avuto accesso lì, ecco, quindi certo, la fortuna ci vuole, sì, però, però poi molto. Devi saperti confermare tu, quindi che cosa consigli ai tuoi allievi di studiare, su cui prepararsi meglio, di avere una, di essere sul pezzo su cosa in particolare, perché magari tutto non lo puoi studiare. Quando hai 20 anni non puoi essere pronto, immagino, a fare qualsiasi cosa. Certo. Beh, il progetto deve essere molto ampio, perché non riguarda, secondo me, solo l'aspetto dello strumento o l'aspetto comportamentale, compiacere qualcuno, mantenere i contatti. Serve un progetto più importante adesso e bisogna farlo partire da subito, da quando... cioè nella fase proprio di educazione, anche nella crescita di una persona, cercare di avere sicuramente amore per la vita, partendo da avere cura di tutte le cose che danno valore. Non si può dire inizio a studiare questo strumento e voglio arrivare a suonare là, è troppo semplicistico questo aspetto. Le possibilità ci sono e ci saranno sempre, si è sempre suonato. Magari do uno spunto di riflessione, perché delle volte uno si fa, giustamente, vede delle cose e si fa anche affascinare, no? Quindi voglio fare quella cosa. Quindi se si parla del mainstream, quello a cui magari si fa riferimento, le tournée, quindi si fa riferimento a degli artisti che magari si sentono alla radio, eccetera, è una cosa che riguarda qualche decennio, cioè la musica si è sempre fatta e si continuerà sempre a fare. Se si parla invece dell'aspetto che riguarda la tournée dagli anni 60, adesso sono già anche un po' cambiate, però mettiamoci anche oggi, è soltanto una fetta molto piccolina, cioè chi si avvicina alla musica non
il mio consiglio è di non guardare, di fare solo quella cosa. La musica va vissuta integralmente e con passione, con tanta curiosità, tanto sacrificio e tanti, e va costruita la propria sfera musicale, va costruita con amore, con tanti piccoli pezzettini che riguardano sicuramente anche studiare lo strumento, saper leggere la musica se uno ha voglia, però non credo che Paul McCartney sia uno che gli metti la parte davanti te la legga così a prima vista, magari sì, non lo so, ma non credo. Esatto, non si sa mai. Potrebbe anche stupirci. Ai tempi dei Beatles non credo, comunque. Credo che quello più preparato fosse George Harrison, quello, però non mi sembra, dicevo, che abbia avuto problemi. Non credo che Flea, cioè lui, Flea è uno che ha una buona tecnica, conosce bene la musica e si vede anche dalle scelte armoniche e melodiche che fa sullo strumento, lui la conosce di sicuro, poi fa il matto ma la sa, non fare il furbo Flea. Però non ha mai avuto quell'approccio lì, non mi sembra che abbia avuto problemi di successo, quindi ne ha avuto molte, molto più di me che leggo la musica, quindi ci sono tante interpretazioni che possiamo fare, quindi questo è per dire che non è che uno debba per forza saper leggere. Sicuramente devi dedicarti allo strumento, come vuoi tu, a orecchio, studiando sui libri, vai da un insegnante privato, vai in conservatorio, tira giù dei dischi, fai quello che vuoi, ma sullo strumento ci devi spaccare, ti deve uscire sangue dalle mani. Quindi c'è una tipologia di persone che dicono no, perché nessuno può arrivare lì. Ma io gli chiedo, tu che strumento suoni? La chitarra. Voglio vedere... Qua, per esempio, la chitarra acustica devi saper suonare se vuoi fare quelle cose. Se studi la chitarra acustica ti esce sangue, devi usare le 013 su micantino. Se tu la suoni 6 ore al giorno ti esce sangue, fammi vedere le dita. Sto parlando di una certa tipologia, perché invece i musicisti che la fanno questa cosa li vediamo abitualmente in giro. È pieno di musicisti giovani, bravissimi, che si sono spaccati le mani e se le spaccano ancora e sono in tournée molto più di me. Quindi la meritocrazia esiste di brutto. Certo. Ecco. Non c'è una ricetta, è semplicemente un percorso, quello che tu dici, che ognuno poi trova. Com'è cambiato, per esempio, nel tempo la tua visione di fare la musica? Cioè, mi spiego meglio. Insomma, sono 30 anni che lavori, avrei avuto anche tu umanamente e personalmente un'evoluzione, avrei capito delle cose. Mi piacerebbe anche capire se magari c'è qualche persona che hai incontrato durante il tuo percorso, produttori, musicisti, artisti, batteristi, quello che ti hanno fatto notare una cosa o ti hanno dato un consiglio che ti ha cambiato il tuo approccio alla musica, che hai detto cacchio, senza sta roba qua che mi ha detto questa persona non sarei riuscito oggi, se ci penso, ad arrivare al risultato che sono arrivato. Il consiglio è quello di ascoltare tantissimo chi abbiamo vicino, perché se devo dirti uno che mi ha detto una frase che mi si è, cioè che si è scritta nella pietra e mi ha cambiato la vita, non c'è stato. C'è in continuazione ogni minuto da quando ho proprio iniziato, quindi da lì o potrei scrivere veramente un'enciclopedia di frasi che sento dire tutti i giorni, ma non direttamente a me, guarda che devi fare così, senti parlare, no? Con i musicisti con cui stai durante un lavoro bisogna ascoltarli, tu devi dire la tua, ma se uno ti dice una cosa, anche qui c'è una divisione tra chi ascolta una cosa che gli viene detta e si pone una domanda, cioè perché me l'ha detta? Se io ho stima di quella persona, sicuramente devo pensare che avrà avuto un motivo. Quindi, ecco. E le altre persone sono quelle che dicono, eh sì, però guarda che... Aspetta un attimo, se te l'ha detto, che come c'è? Cioè, anche lui magari vorrà andare a casa sua, no? Se invece di andare a casa sua, cioè, ti sta dicendo questa cosa, devi prenderla come un'opportunità di crescita. Elabora e pensaci, perché me l'ha detto? Avrà ragione. Poi dopo sta a te se ritenere che la cosa che ti ha detto sia saggia o meno, e se seguirla o cercare di attuarla, perché magari uno non ci riesce, non perché non voglia, ma per i limiti che ognuno ha. Certo. Però gli insegnamenti ce li abbiamo vicini in continuazione, sia musicalmente che a livello comportamentale. Comunque questo è un aspetto importante, cioè bisogna... Soprattutto chi suona il basso e la batteria, in questo tipo di contesto, a meno che uno non faccia progetti solistici, è destinato, fortunatamente, quando va bene, a convivere con altri strumenti, cioè noi accompagniamo.
il basso accompagna, la batteria accompagna, quindi ci sarà sicuramente un chitarrista, un tastierista, un cantante, una cantante, qualcuno che si sveglia male la mattina, un arrangiatore che non sa di cosa sta parlando, però ha delle intuizioni pazzesche, però quando parla non si capisce cosa dice, diventa difficilissimo, un altro che magari ha gusto, secondo me, pari allo zero, ma ha una preparazione spaventosa. Comunque, prendi sempre un po', bisogna farlo, cioè, poi dipende quanta voglia hai di stare al mondo. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di musica, la cosa più bella del mondo. Quindi io terrei veramente le polemiche riguardo la musica a chilometri. Mm. Ci sono problemi nella vita ben più grandi. Quindi io punterei sempre in su l'asticella, sempre positivi, ma parlato, miglioriamo, mettiti qua. E quando riesco metto a studiare lo strumento. Ecco, magari credo di completare la risposta alla tua domanda. C'è stato un periodo, qualche direi un 20 anni fa più o meno, 15 anni fa, dove mi sono accorto che stavo andando un po' per inerzia, tutto veniva in modo un po' facile, c'era più, non dico più giro di lavoro, più giro di lavoro quello là del quale avevo fatto parte. Uh-huh. Quindi era scontato che finita una tournée comunque tu ricevessi un'altra chiamata per un'altra, una cosa più bella, una cosa più brutta, un lavoro saldo, però si andava sempre avanti. Dopo un po' ho capito che la vita o migliora o peggiora, è difficile che rimanga sempre uguale. Stavo pian pianino facendo così. Ecco, lì poi c'è stato un momento in cui ho toccato il fondo, non sono stato tanto bene, eccetera. Ho capito che ero sulla strada sbagliata, mi stavo lasciando trascinare. Cioè, la musica bisogna dare se si vuole ricevere. E sono ripartito, mi sono imposto, un pochino imposto perché non avevo tanta voglia di riavvicinarmi allo strumento, cioè lo suonavo sempre, però avevo perso un po' lo stimolo a studiare. E ho detto, riparto dallo strumento, anche se lo stavo già suonando. E ho ricominciato a studiare tutti i giorni, che era una cosa che avevo un po' tralasciato per fare anche altre cose, scrivere, sì, arrangiare, registrare, tutte cose interessanti. Questa cosa qui mi ha ridato intanto consapevolezza della bellezza dello strumento che suono, del basso, è uno strumento meraviglioso. E poi della sua funzione all'interno della musica, quindi mi sono appassionato a altri generi musicali e da lì ho cominciato a puntare in su. Ancora adesso cerco di tenerla viva, frequentare ragazzi giovani mi serve moltissimo negli ultimi anni, quelli del conservatorio, perché sento il loro modo di esprimersi, sento come si avvicinano alla musica, come ne parlano, mi serve questa cosa. Certo. La faccio mia, la sviluppo e poi gliela ridò da studiare. Stiamo un attimo sui conservatori. Sì. Allora, voglio farti una domanda un po' particolare. Cioè, per alcune persone il conservatorio è visto un po' come una l'opportunità di lavorare o comunque di entrare in un circuito, o piuttosto, mal che vada, di avere il pezzo di carta per poi poter insegnare, eccetera, eccetera. Sì. Ora, io non sono assolutamente contro i conservatori, però cerco di dire, di soprattutto ai genitori, no, dei ragazzi, che vedono il conservatorio un po' come l'università. Sì. Per la scuola, tipo vai a fare ingegneria e dopo fai l'ingegnere, no? Mm-hmm. E il lavoro lo troverai, mandi, sì, il curriculum, no? Mentre nella musica sappiamo che non è così. Mi dici il tuo punto di vista, tu che insegni, fai conservatorio pop, però fai anche poi altre, diciamo, specializzazioni un pochino più precise, no? Quindi vorrei capire da te, mi dici il tuo parere, a chi è rivolto il corso, cosa bisogna aspettarsi, perché farlo, perché no, quando è il momento giusto di affrontare un'esperienza del genere? Sì. Allora, intanto questi corsi esistono perché è stato, il conservatorio è stato, diciamo, parificato all'università, quindi è cambiato anche il tipo di ordinamento. Sì. Una volta era molto più concentrato sullo strumento, quindi 10 anni di pianoforte, tu stavi 10 anni sul pianoforte. Certo, percussioni e così via. Ti ammazzavi sullo strumento, sì, tantissime ore. Adesso
essendo invitato conservatorio si parla di crediti formativi, quindi non c'è un corso. Lo strumento, anche se poi il diploma, che non si chiama laurea, si chiama il diploma, anche se è equiparato, il diploma del triennio, del biennio, che tu raggiungerai, li otterrai raggiungendo un numero di crediti formativi, che sono fatti dal corso di strumento, corso di musica d'insieme, corso di videoscrittura, storia del Novecento, mille materie. Sì. Quindi, se uno si avvicina a questi corsi pensando di cambiare completamente il proprio modo di suonare, non è la scelta giusta. Se uno vuole concentrarsi sullo strumento e basta, gli consiglio un insegnante privato, a patto che si ricordi però questa regola, questo calcolo. Per ogni ora di lezione, questa è una regola che ho imparato, che ho dovuto applicare in conservatorio per riuscire a far quadrare i conti delle ore a disposizione e del programma da sviluppare, per ogni ora di studio devi passarne 25 su quella materia. Ma questo ho capito che vale anche quando si studia da soli. Faccio le scale, qui, no, siamo piano terra, intendo sullo strumento, le scale, vabbè, la so la scala di Do. Quante ore l'hai fatta questa settimana? Quindi prima della lezione e dopo, era una lezione di un'ora sulle scale, devi aver fatto 25 ore di scale. Ah, questo è interessante. Sì, è un rapporto che non conoscevo, l'ho imparato dal dipartimento di classico, mi sono consultato un po' con qualcuno per come gestire, no? Perché mi sono scontrato con un problema in conservatorio. Ho fatto il programma e poi c'erano allievi che studiavano poco. Sì. Quindi cosa facciamo? Quindi per un'ora di lezione tu dovresti passare 25 ore a casa a studiare quell'argomento. Esatto, poi puoi fare l'altra lezione. Se non le hai fatte, non ti serve a niente. Chiaro. Non serve a te, cioè non serve avere... Cioè, lì c'ho la libreria piena di cose, ma devi averle studiate. Se non le studi, allora vai in negozio di lì, vai da Berlin, da Milano, certo, te li compri tutti, e dopo perché non suoni così, sì, quando hai tutti i libri. Quindi questa è una cosa importante. Invece, la cosa positiva del conservatorio, e è unica, è che hai accesso a dei corsi che in un altro modo non faresti, mm-hmm, perché avrebbero dei costi esagerati. Cioè, se tu avessi 8 insegnanti privati, tanto andarci, e poi pagare 8 insegnanti privati per 3 anni o 5 se fai tutto il corso completo, costa un appartamento. Sì, sì. Ecco. In conservatorio ce li hai lì, quindi tu hai, alla fine del corso saprai storia, che uno dice sì, ma storia leggo, non leggi, no, ma fai videoscrittura, mm-hmm, cioè imparare a scrivere con si bene. No, ma poi lo faccio, non lo fai, te lo metto per, dov'è la carta intestata, ti metto per iscritto che non lo fai, perché ci si impigrisce, e giustamente perché uno dedica il tempo alle cose che ha più a cuore, che di più, sì. Cioè, ma è già assolutamente legittimo, qui c'è l'obbligo. Cioè, tu devi fare quel corso, perché se non l'hai fatto non puoi fare l'esame, non hai quei crediti formativi, non hai accesso al secondo anno, sei obbligato. Quindi questa forzatura, che sembra un po' militaresco, sì, in realtà ha dei vantaggi pazzeschi. Impari la disciplina che poi applichi ad altre cose. Nella scuola, lezioni private, la scuola privata, tu quando hai pagato, l'insegnante te la fa la lezione. Sì, sì, è sì. Molto raro che un insegnante non te la faccia. Ci sono gli insegnanti che hanno coscienza e anche possibilità economiche, sì, perché è un lusso quello di potersi permettere di dire no, vai a casa. Oggi non studiamo. Cioè, alla fine la cosa più importante è riuscire a stare al mondo e garantirsi una vita dignitosa, sì, sì, certo, pagando, certo, quello che c'è da pagare, la casa, la macchina, quello che è. Per cui io non mi permetto di puntare il dito, per la carità, contro nessuno, ognuno fa quello che può, partendo da me che faccio quello che posso. Però quando siccome in conservatorio ci vieni tu, che non te l'ha ordinato il medico, adesso studi, non hai studiato, lasci il posto, detto c'è la coda per entrare. Mm. Per ecco, cui è una scuola completa. È una spiegazione fantastica, che secondo me bisognerebbe ritagliare questo videino e metterlo nell'home page dei conservatori per spiegare. Perché, ripeto, io non sono assolutamente contrario, no? Però ho fatto anche un video dove parlo dei conservatori, perché appunto il conservatorio per alcuni è visto come una speranza, una garanzia di lavorare. Tu hai già detto, intanto hai spiegato l'approccio che bisognerebbe avere. Secondo, hai spiegato a chi veramente potrebbe essere consigliato, perché se io suono la batteria e ho cominciato
cominciato a suonare da un anno e penso che vado al conservatorio così anticipo i tempi, in realtà li posticipo, perché non ho veramente tutte le ore da spendere sullo strumento che mi dovrei ancora fare, certo, prima di andare a fare questa sorta di, chiamiamolo, master, specializzazione, certo, che certo, voglio dire, finalmente qualcuno che me l'ha spiegato proprio. Ma come è un mio punto di vista, certo, eh. Poi le opportunità di lavoro è certo che ci sono, perché soprattutto in conservatori magari anche più grandi, perché c'è un sottobosco di iniziative, di scambi culturali, sì, di cose che girano, e soprattutto anche fra i ragazzi stessi che hanno la possibilità di frequentarsi, e nascono collaborazioni, progetti, certo. Io delle volte vedo qualcosa che fanno da soli di cui non ero al corrente, resto senza parole. Ti racconto un aneddoto. Prima di venire qua ero al telefono con Giovanni Giorgi, con cui suoni spesso, eccetera, eccetera. Mi ha raccontato questa sua cosa. Santità. Ritornando al discorso che hai sempre aiutato molto le persone, cioè non ti sei mai messo nella posizione del tipo: io il compito l'ho fatto, adesso sono cazzi tuoi. No, ma come gli altri fanno con me, vabbè, io insomma, riporto però quello che è stato dato a me, non ho inventato Giovanni niente. Mi ha raccontato questo aneddoto che aveva, lui aveva 19-20 anni, doveva fare una data con Biagio Antonacci, con lui, ma è stato chiamato la sera prima, non sapeva il repertorio, sì, se l'è imparato in volo per andare a fare tipo questa Eurovisione, e poi c'era un pezzo extra della scaletta che non era previsto, lui non lo sapeva, no? Non lo conosceva assolutamente, c'era da fare la diretta Eurovisione. E mi ha raccontato questo, mi ha detto: allora Lorenzo è andato in camera e fa, ci penso io, mi fa, si fa la barba e torna giù con il menù dell'albergo, con dietro scritta tutta la parte di cassa rullante e i fill scritti tutti per esteso. Io l'ho suonato e mi hanno fatto tutti i complimenti, e mi ha detto: adesso quando vado a suonare e sono io a portare lui, dico, ragazzi, Lorenzo Poli l'ho portato io. No, è interessante. Beh, questa cosa, insomma, Sì, stiamo parlando di Giovanni Giorgi, quindi uno dei massimi esponenti in circolazione, per cui parte avvantaggiato, e già era così quando aveva 19 anni. È veramente un musicista pazzesco. Ma è difficile suonare con lui? Cioè, nel senso, Giovanni? Quando tu suoni con un aspetta, è difficile nel senso, mi spiego meglio. Mi ricordo anche un'altra volta, in un'occasione, ho visto una clinic qualche anno fa dove c'eravate tu e Maurizio De Lazzaretto, una clinic bellissima, no? A un certo punto ho fatto un pezzo un po' fusion, in due, così, e Maurizio comincia un po' a muoversi sul tempo, eccetera, eccetera, quindi fa un solo. Sì. Dove tu avevi una parte obbligata che tenevi, no? Sì. E io dopo tre battute già non riuscivo più a tenere lui. Allora un bassista ti ha chiesto, tu eri lì abbastanza di ghiaccio, un bassista ti ha chiesto: senti Lorenzo, ma come hai fatto a stare bene a tempo? E quindi cito anche Giovanni, perché prima certo, fa le stesse cose. E tu dicevi: no, ma io non conto, cioè se conti sei fregato, io ascolto. Assolutamente, sì, sì. E allora ti chiedo, quanto è difficile suonare con un batterista che ti può portare, o anche Alfredo, insomma, quei musicisti che hanno molta tecnica, che ti possono portare fuori dai binari? È facile, magari, immagino, perché sono musicisti con cui suonare sarà bello, piacevole. Certo. Ma quando può diventare difficile? Mai o lo diventa? Allora, diventa difficile se hai l'orecchio ineducato. Quindi la roba più importante, parlo sempre il mio punto di vista, cioè, non ho in mano nessuna verità, tipo, dico i miei riferimenti. Cioè, deve essere l'orecchio che ha molta tecnica, non le mani. Cioè, se sotto sto sentendo un pollaio infinito, pollaio, termine di Giovanni Giorgi, e gli riconosco i diritti perché è bellissimo quando ci sono tante note. L'orecchio deve capire cosa sta sentendo. Se io non le sento, ho voglia di battere il piede. Non so, cioè, è come se mi arrivasse una sassaiola addosso, no? Sento... Se invece l'orecchio riesce a riconoscere, questa è una quintina, questa è una quartina, qui si è appoggiato a quello, deve conoscerne tante l'orecchio, quindi bisogna ascoltare. Ti piace quel modo lì? Vuoi suonare con un batterista che fa così? Ascoltati questo tipo di batteristi, vai, ascolta quello con cui dovrai lavorare, quindi hai citato Alfredo Golino o Giovanni Giorgi o Maurizio De Lazzaretti, questi che mi hai menzionato, che sono batteristi con una prestanza pazzesca, tecnica e capacità espressiva veramente pazzesca. Se ti piace, vai a ascoltarti adesso con la possibilità di internet, certo, cosa fanno, con chi suonano, e cerca di imparare magari a capire cosa sta facendo lì, qual è il riferimento, perché cade giusto. Devo ascoltare il Charleston, e analizzi un po', cominci a farti i tuoi. L'orecchio, quando
avrai la possibilità di averli vicini, sicuramente non avrà delle, tutte queste cose così sconosciute. Comunque qualcosa impari a riconoscerla. Chiaramente bisogna suonarci un po' con i musicisti, non è che se inizio a suonare con Terry Bozzi domani non ho problemi, sicuramente ce li ho perché non ho mai suonato con lui, comincio a fare il suo pollaio americano e magari potrei fare anche molta fatica o magari non riuscire neanche a seguirlo. Oppure ti piace quel genere, ti vai ad ascoltare Frank Zappa, certo, ascolta Frank Zappa, certo. E poi te li ascolti pian pianino quando sei in macchina col ditino, dici fammi tenere il tempo, non avevano le sequenze, quindi andavano a tempo semplicemente, poi ascolti quel tipo di batteristi lì, certo, con l'aiuta, quindi ti fondi con l'orecchio, col lavoro, sì, con l'ascolto, insomma, gli Yes, i Genesis, tutte le cose che è complessa ritmicamente, no? Che ha la fusion, e la fusion è una scuola pazzesca, e poi può risultare magari anche un pochino, cioè ci si sorride a volte su un certo tipo di fusion, e dice andava di moda quella roba lì. Sì, però farla. Calma un attimino, ascoltati l'Electric Band, ascolta gli Steps Ahead, ascolta, ecco, sono dei gruppi che hanno fatto una musica meravigliosa e quel tipo di retaggio è il loro. Quindi te ascolti, continui a ascoltare quei dischi, dopo quando chiaramente un batterista decide di uscire dai binari, è l'orecchio che ti fa capire dove è l'uno, non è se tieni il tempo col corpo o con le dita, è inutile, sì, fare tutta questa fatica. Quindi il consiglio non è quello di lavorare sullo strumento, ma è sufficiente ascoltare i dischi e tieni il tempo. Così. Senti, fai facile, è interessante. No, è allenamento, no? Beh, ma certamente è parimenti difficile, scusate, troppo, certo. È uguale difficile come se devi portare gli ottavi sullo strumento a quelle velocità ibride, 70, ecco perché tu prima mi hai detto, mentre preparavamo, mi hai detto, no, perché mi hai fatto vedere il tuo scaffale di libri che fai studiare ai tuoi ragazzi nel pop, dici no, perché i ragazzi, il pop è facile, adesso ve la faccio vedere io. Spiegami questa cosa. Ah, certo. Beh, per chi sostiene che fare quella roba lì è difficilissimo, non è facile per niente, però non viene tanto capito, dici voglio suonare, con chi vuoi suonare, non faccio nomi per evitare, sì vabbè, ecco, comunque. Ne prendi uno di quelli che escono da Sanremo, che non vende alcun disco, dici vabbè, guarda quello sfigato lì, va bene, suona poi i suoi pezzi, avanti, c'è questo pezzo che è a 130 tutto a ottavi col plettro, va bene? Dai, ecco, però un po' più staccati, è difficile, ecco, però lo devi fare, quel pezzo dura 4 minuti, come fai a fare quel pezzo per 4 minuti? Non ce la fai, te lo dico io, perché devi studiare, quindi tu devi passare ore a fare quel pezzo a quella velocità, ore, e lì c'è una selezione naturale di chi ha voglia di studiare e chi no, perché studiare non è solamente do o re, e mi fa assola si do re, oppure do re, cioè quelle lì sono fondamentali, ma per il basso pop è molto più importante essere in grado di portare bene il tempo, avere il controllo del suono, e il suono lo controlli se hai sviluppato una sensibilità enorme, se non hai sensibilità nelle mani e la raggiungi solo suonando, non ce la fai a gestire, poi se hai un concerto che dura 2 o 3 ore, ma ciao, non ce la fai. Cioè, prova a suonare con i pezzi di Max Pezzali. Sono difficili. Plettro, comunque l'approccio è rock. I concerti sono lunghi. Si suona forte. Non è facile. Ti faccio un domandone, secondo te ci sono le lobby nella musica? Ci sono alla grande le lobby, ma se fai riferimento a delle lobby che possono includere dei gruppi di suonatori, diciamo, di musicisti, quelle è assolutamente falso. Le lobby nella musica ci sono, ma non per chi suona uno strumento musicale, ci sono, che possono essere le case discografiche, l'ambiente televisivo, le edizioni musicali, quelle sì, perché quelle sono strutture dove o sei con loro o sei contro di loro, lì sì, ma non riguarda un suonatore, è una cosa che si vedono fra di loro, sì, ecco, cioè per chi suona deve, se vuole avere accesso a un certo lavoro,
deve studiare, deve essere preparato, deve averne le competenze. Quindi se tu non fai parte di quel lavoro è perché non ne hai le competenze. Oppure... Quindi non ci sono scuse secondo te? Cioè non ci sono, senso... no. Non ci sono, anche perché non c'è un modo di lavorare, ce ne sono tanti. Ci sono dei posti nei quali io non ho, ai quali io non ho mai avuto accesso. Non voglio parlare di me, non mi voglio lustrare, ma non mi sembra di aver avuto problemi di varietà di generi. Ho fatto di tutto. Non mi sembra di essere una persona che si comporti male, eppure io in certi posti non ho avuto accesso, ma perché serviva un altro musicista. Non sono io quello che serviva, per cui io in certi ambienti non ho mai suonato. E ben venga, cioè se realmente ognuno potesse fare tutto, non ci sarebbe neanche la possibilità di rinnovarla la musica, non ci sarebbero differenze, cioè nella Motown, cioè allora c'era la Robby, allora James Jamerson, cioè un massone, ma no, lì era il suo sound, c'era sì. Lui, yeah man, è il tuo posto quello, certo. Ci sei tu, eppure li ha fatti tutti lui, quindi l'invito è a chi per caso si fa un'idea strana, è di togliersi dalla testa. Ci sono i lobby nella musica così come ci sono per la pasta, la Barilla. La pasta Barilla è sempre in mezzo agli scaffali. Perché se voglio quell'altra è sopra qui o sotto là? C'è un motivo se è lì, perché è la prima che vedi. Certo, nelle paste ci sono le lobby. L'hai detto, fratello! L'hai detto! Questo dal mio punto di vista è quello che vivo io. Non esiste le lobby nei suonatori. Se vuoi andare là, creati le competenze. E lo stesso vale per me. Voglio andare a suonare... Non dico nessun posto, in uno che magari posso immaginarmi, devo riuscire ad andarci, sì. Ecco. Però non è neanche un presupposto giusto, cioè uno non può scegliere di suonare pensando di poter piacere, cioè io voglio studiare questo perché voglio piacere a quello là. Qui magari mi ricollego anche alla domanda che avevi fatto su chi inizia a studiare, eccetera, per i progetti del futuro, cioè non si può iniziare un percorso artistico formativo finalizzato a, è sbagliato, cioè il consiglio è quello di fare un'altra cosa, fai ragioneria e suona per diletto, suona, studia, cioè non farti delle aspettative, vuol dire che non è la tua strada. Chi sceglie di suonare lo fa per amore della musica, è una forma di espressione. Se poi uno fa di no perché voglio il lavoro fisso così, ma uno deve studiare storia della musica, leggi Bach, che vita ha fatto Bach? Quanti soldi aveva Bach? Mozart, quanti soldi aveva? Beethoven? Erano ricchi? Sì. Vogliamo paragonarmi a un qualsiasi rapper? Ai soldi che aveva rapper? Ecco, vogliamo fare qualche paragone? Quindi, questo indotto gigantesco che è venuto fuori nella musica pop, che ha generato anche miti, leggende, tra cui quella delle lobby, riguarda un periodo molto stretto della storia della musica, ma veramente... Che è legato a quando è stata inventata la registrazione meccanica. Fino a quel momento non c'era un indotto, un giro di soldi così spaventoso. Da quando è stata inventata la registrazione e la riproduzione, poter mandare in qualunque parte del mondo la tua musica, questo ha fatto decuplicare l'indotto. Ma che decuplicare? Ha raggiunto le cifre. Certo. C'è un libro che consiglio di leggere di Assante Castaldo, si intitola Blues, Pop, Jazz, Rock, adesso non mi ricordo se l'ordine è giusto questo qui, e parla della storia del Novecento musicale americano, e lì ti fa capire quante volte la musica abbia attraversato crisi come quella del 29 americana, eccetera. Sembrava che dopo non ci sarebbe più stata musica per nessuno, si è sempre rinnovata. Quando è arrivato il sonoro nei film, tutti disoccupati, mentre invece c'era sempre il pianista che andava a suonare, sì. Cioè qualcuno che suonava dietro al cinema. Sì, sì, sì. La registrazione multitraccia, l'orchestra doveva continuare prima, suonava finché il cantante l'aveva fatta giusta, e giù delle giornate lì, ta 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 ta. Sì, è sempre un'evoluzione. Registrate una volta la base, ciao a tutti! Porca miseria, questi qui invece lavoravano 10 giorni, ne lavoravano 3. Poi andava il cantante, la faceva. Quindi non ha creato problemi questa cosa. Quello è un libro che può fare, aiutare a capire... le dinamiche. Lo mettiamo nelle note, lo vado a cercare poi. A me è servito. Storia della musica moderna, sostanzialmente. Sì. Una sezione ritmica o più sezioni ritmiche che per te hanno rappresentato proprio una goduria,
Questo lo chiedo soprattutto per i ragazzi giovani che magari hanno tutto ma non ascoltano una mazza, no? Mi certo, spiego? Che certo. Dicono, non so cosa ascoltare. Ah, metti Spotify, c'è tutta esatto. La storia del mondo. Non so se mi spari due o tre sezioni ritmiche che secondo te un bassista e un batterista non possono perdersi, o quelle che secondo te sono, che sono state più importanti per la, il tuo ascolto, la tua crescita sì. musicale. Allora vado indietro, sì, quindi, indietro, quindi beh, abbiamo le nostre... che sono veramente delle scuole pazzesche, bisogna avere la voglia di andare a cercarle quei dischi, e mi sto riferendo solo a magari a chi è più giovane, perché sono un pochino meno frequenti, però bassisti come Gigi Cappellotto, insieme a Cuffari, o allora suonava, mi sembra che con Andy Surdi, beh, parlo quelle che mi hanno condizionato ai tempi, sì, Flaviano, sì. Dino, certo. Di quelle americane sicuramente Steve Gadd e Anthony Jackson, oppure anche con l'aiuto Nathan East, o John Robinson e Neil Steubenhaus o Paul Jackson, quelle che ci sono nei dischi, che hanno venduto talmente tanti dischi che ognuno ce li ha in casa, ecco, quelle lì sentivo. Sì. Quindi tutte queste combinazioni di sezioni ritmiche, Ringo Starr, Paul McCartney, Ringo Starr e Paul McCartney, che ancora oggi, adesso sembrano luoghi comuni, ma tu metti su certi pezzi, cioè non ci si crede quanto sia musicale, con, veramente usano un peperone, una zucchina e fanno un piatto di una bontà incredibile, cioè, perché è pieno di idee e suono, cioè il suono e le idee, cosa serve? Quello lì serve. Sì. Dopo, se ne vuoi far di più, ne fai di più, ma alla base anche del pollaio, vedi sopra, sì. Ci deve essere la bellezza. Sì. Quindi. E sparami un batterista con cui cacchio proprio ti piacerebbe suonare, che dice americano, mondiale, quello che vuoi, che dice io con questo qua proprio, beh, anche se ci fosse da allungare un 50 euro, li allungherei sì. Per farci una suonata. Anche molti di più, beh, con Steve Gadd mi piacerebbe tantissimo. Steve, sentito? Lo lui, chiamiamo. Guarda, ma anche, mi basta anche solo fare col flit. Lui fa mazza la vecchia, io faccio solo col flit. Apposta. Stai mettendo paura, sai perché? Perché ho ordinato un basso. Dai! Sì, ma arriva a metà mese, perché un amico comune che è Stefano Schembari, gli ho detto, senti, mandami, io già lo suonavo da ragazzino il basso, prima della batteria, perché mio fratello è chitarrista, io prendevo la chitarra e la suonavo a mo' di basso, quindi poi suonavo anche un po' il basso, ma non ho mai studiato veramente. Allora in questi giorni, così rinfrancato da queste interviste ai bassisti che sto facendo, ho detto, cazzo, io voglio suonare il basso. Allora lo chiamo e dico, senti, mandami un link di un basso che me lo compro, me lo manda e io lo compro, no? Poi me ne arrivano altri 6-7, dopo qualche minuto dico, cazzo, io ho preso il primo che mi hai detto, che è un basso speciale perché è più corto, quindi devo aspettare che mi arrivi, però mi stai mettendo un po' paura. Comunque io voglio suonare solo col plettro e solo le canzoni che mi piacciono. Alla grande, hai già vinto. Ma il basso poi è uno strumento semplice comunque, cioè dà soddisfazione in fretta, se tu parti bene vai devi andare, sei già felice. Io mi ricordo anche di te in fase metallara col basso bianco Steinberg e rock and roll. Dove sei adesso nei conservatori, insegnamento, se qualcuno vuole studiare con te? Sono a Milano insieme a Paolo Costa, quindi si ha la possibilità di avere entrambi per il corso di basso elettrico. Gira male. Triennio e biennio. Gira male. Sono fortunato, infatti averlo lì è motivo di studio ragazzi. Anche per me, averlo vicino. Quindi sei a Milano? Sono a Milano e poi c'è una accademia privata di Roma, nella quale vado una volta al mese a fare una giornata di lezione molto concentrata, c'è da studiare parecchio anche lì, che si chiama 100% musica. Sei su Instagram? Tu sei uno da social? Mica tanto. Non tanto, me ne scuso. No, non che mi dispiaccia, il problema è che mi è sfuggito di mano. Allora, sto un po' più su Instagram perché non c'è polemica, chiacchiericcio, metto la mia foto perché mi fa piacere, guardo le foto degli altri,
Facebook l'ho un po' lasciato, cioè ce l'ho sempre. Beh, ci giro un po', ma guardo più i gatti con mia moglie, ci mandiamo lì dei gatti o le battute così, perché non mi piace la piega che ha preso. Mi piaceva molto, è stata un'occasione anche per rimanere in contatto con persone che avevo perso. Però ma la priorità è polemica. Sì, non ma io penso polemico. Che questa cosa sia, cioè vada bene a Facebook. Io sono convinto di sta roba, perché Instagram è sempre Facebook, sempre la stessa cosa. Loro, sì, il pallone. Quindi adesso gli va bene che sia così, perché magari devono fare crescere Instagram da un'altra parte, poi troveranno qualcosa, insomma, comunque vabbè. Ma questo... speriamo, perché è un'occasione sprecata, se no, voglio dire, il vantaggio della rete è questo. Ah, porca miseria, è una cosa pazzesca. Gli sto un po' lontano, appena vedo... No, perché bastardo... No, sì. Perché il politico... Hai ragione. Pensa che io stesso che faccio tutte queste cose online, in realtà i social li uso solo per rispondere ai messaggi, vedere le cose, cioè non sono uno che si mette lì la sera a scrollare contenuti. Ma si vede così. Si vede anche dalla qualità del servizio che fai, perché rimane sempre pulito, nessuno ne parla male, e questo è vox populi. Se no, figurate lì, non vedrebbero l'ora. No, perché lui. Beh, ogni tanto capita, ma vabbè. Ci sta. Grazie, Lorenzo. Grazie bocca al lupo per tutto. E grazie a te per questa bella opportunità di parlare di me in veste di bassista, guarda, di un batterista. E vai, grazie. Buon lavoro.